Ma è così forte. La Russia mette in campo l'artiglieria pesante. Per la semifinale di Fed Cup contro l'Italia in programma a Mosca il prossimo 16 aprile, il capitano Tarpishev potrà contare su una formazione di altissimo livello. Vera Zvonareva, Svetlana Kuznetsova, Anastasia Pavluchenkova e Katerina Makarova. Quattro tra le prime 40 del ranking WTA. Non ci sarà Maria Sharapova, che nella precedente sfida contro le francesi non ha certamente brillato. Match perso in due set contro la Razanò. La finale raggiunta a Miami non deve aver fatto cambiare idea a Tarpishev. A guidare la Russia verso il quinto titolo della storia torna dunque la numero 3 del mondo Vera Zvonareva. L'ultima apparizione della 26enne moscovita risale alla finale del 2008 vinta contro la Spagna. Confermate Kuznetsova e Pavluchenkova, rispettivamente numero 14 e numero 21 del ranking. A loro dovrebbe essere affidato il match di doppio. Per la Kuznetsova, dopo la finale raggiunta a Dubai, un periodo non particolarmente felice, un motivo in più per far bene in Fed Cup. L'altra novità rispetto all'esordio di febbraio contro la Francia si chiama Ekaterina Makarova, classe 1988 anche lei di Mosca. Resta a casa Dinara Safina. Per la Makarova, quella allo Sports Palace Megasport davanti al pubblico della sua città sarà la terza presenza in Federation Cup. Le azzurre sono avvisate, a Mosca ci sarà da lottare fino all'ultimo punto.